Il 13 aprile 2018 a Follonica, in via Matteotti, una scena da Far West trasforma la ridente cittadina del Golfo in un pericoloso territorio del malaffare. Un uomo spara apparentemente per futili motivi, ammazzando Salvatore De Simone, 43 anni, e ferendo gravemente il fratello Massimo, che di anni ne ha 46. Come se non bastasse, ferisce anche una farmacista, Paola Martinozzi, che casualmente si trova a passare di lì. Sulla vicenda cala l'ombra della mafia, la gente si chiude a riccio, ma la giustizia fa ugualmente il suo corso. In questi giorni la Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha infatti confermato le condanne inflitte in primo grado ai responsabili, ergastolo per Raffaele Papa e 20 anni per il padre Antonio. Massimo De Simone, costretto da allora su una sedia a rotelle, dice giustizia è stata fatta. Sono contento, ma aspettavo comunque questa sentenza. La mia vita è cambiata, molto cambiata, io ero una persona molto dinamica. Però sto riscoprendo la famiglia, che prima pensavo solo al lavoro, solo assolutamente al lavoro. Lei ha mai pensato a perdonare l'omicida? Mai, non esiste. Mai, non esiste. Non c'è un perché, mai. Mai. Mai.